il tumore alla vescica è secondo solo al tumore alla prostata. Vediamo come riconoscerlo e trattarlo. Benvenuti a Prima Pagina Salute, ne parliamo in occasione dell'Urology Week promosso dalla Società Europea di Urologia. Ne parliamo con il nostro ospite Nicola Pavan, dirigente medico della clinica urologica del Policlinico Giaccone di Palermo. Benvenuto, dottor Pavan. Grazie, bentrovati. Dunque, dottor Pavan, iniziamo parlando dei sintomi. Quali sono i sintomi che devono far preoccupare appunto noi utenti sulla possibilità che vi possa essere un problema alla vescica? Allora, il sintomo principale sul quale noi consigliamo molto spesso ai pazienti di prestare la massima attenzione è quello che viene chiamato in gergo tecnico ematuria, che altro non è che la presenza di sangue all'interno delle urine. È chiaro che il sangue all'interno delle urine spaventa molto spesso il paziente, quindi fortunatamente la maggior parte delle volte il paziente si reca al pronto soccorso e noi siamo in grado di andare ad investigare e eventualmente a fare una diagnosi di questo tumore. Il problema è che molto spesso in altri casi il tumore alla vescica, prima di dare un sanguinamento attivo e quindi di manifestarsi con ematuria, si presenta in maniera subdola, ovvero non dà dei sintomi specifici come un dolore magari pelvico, come un po' di disuria, di bruciore durante la fase menzionale, mentre quando arriva alla fase di sanguinamento, magari una fase dove è già un pochino un tumore con una dimensione un pochino più significativa che tende a sanguinare, a manifestarsi con ematuria. Ecco, quindi prima di arrivare alle perdite di sangue durante la minzione, sarebbe il caso di iniziare a pensare ad una visita, ecco, almeno questo, quando già si presentano sintomi come il bruciore, no? Sì, diciamo che è bene andare a fare una visita urologica quando c'è un'alterazione della normale menzione, nel senso che poi magari oppure si il dolore risolve pelvico, tutto. Oppure anche il dolore, dolore pelvico. Magari poi si risolve tutto con una diagnosi di cistite, un qualcosa di semplice e facilmente trattabile, però chiaramente è bene per la propria salute tenersi controllati e controllare appunto ogni sintomo, ogni variazione. Certo. Dottor Pavan, vogliamo spiegare un po' ai telespettatori qual è il ruolo della vescica nel nostro organismo? Essenzialmente la vescica ha la funzione di serbatoio, quindi ha la funzione di tenere e mantenere le urine che vengono prodotte e scaricate dai nostri reni attraverso due tubicini sottili che vanno a collegare il rene con la vescica, si chiamano ureteri. E questa funzione di serbatoio serve proprio appunto per raccogliere l'urina che viene prodotta in piccole quantità in maniera continua perché viene prodotta dal rene e quindi viene mantenuta nella vescica in modo che noi possiamo svolgere le nostre funzioni quotidiane e poi ogni 2-3 ore, a seconda di quanto è la nostra diuresi e a seconda di quanto beviamo, andiamo poi in bagno per svuotare quella che è l'urina prodotta dal nostro organismo. Quindi essenzialmente è una funzione soprattutto di serbatoio e di contenimento delle urine in modo che poi possano essere svuotate ogni 2 o 3 ore e quindi possa svolgere la sua funzione fisiologica. Quindi ogni 2 o 3 ore durante l'arco della giornata. Vi sono anche dei momenti particolari, ad esempio molte persone si lamentano del fatto di urinare di notte. Ecco, questo ha un significato particolare? Allora, diciamo che la filtrazione glomerulare, ovvero la produzione di urina da parte dei reni, è influenzata da diversi fattori. È influenzata innanzitutto da quello che è il nostro
riempimento volemico, ovvero quanti liquidi sono in circolo nel nostro sangue. Quindi diciamo che una posizione distesa sicuramente facilita un riassorbimento di quelli che sono i liquidi che magari durante il giorno si concentrano in altri distretti del nostro corpo, come per esempio le gambe, se stiamo molto in piedi, e quindi questo aumento di liquidi in circolo può aumentare la produzione di urina. Però diciamo che di notte il rischio di un aumento della frequenza della menzione è soprattutto più presente nell'uomo che presenta problemi di ipertrofia prostatica e che quindi non riesce a causa di un'ostruzione data da un ingrossamento della prostata a svuotare bene la vescica e quindi la vescica che ci manderà un campanellino d'allarme dicendo attenzione, devi svuotarmi. Quando generalmente attorno ai 250-400 ml di urina, in quel caso se lo darà più spesso perché alla menzione precedente magari non avevamo svuotato tutta l'urina presente in vescica. Dottor Pavan, appunto, i soggetti a rischio, parliamo di nuovo del tumore alla vescica, chi sono? Soprattutto i soggetti fumatori, quello che noi urologi, ma in generale insomma tutti i medici continuiamo a fare è cercare di fare una campagna di prevenzione per non iniziare o per chi è iniziato per smettere di fumare. Il fumo di sigaretta è il primo fattore di insorgenza di tumore alla vescica. Purtroppo il tumore alla vescica è un tumore che ha la tendenza alla recidiva e soprattutto i pazienti che non smettono di fumare dopo il primo episodio di tumore vescicale avranno un'aumentata incidenza di recidiva di tumore vescicale. Quindi sicuramente come al primo posto abbiamo il fumo di sigaretta. E al secondo posto poi c'è l'esposizione lavorativa a delle sostanze che si ritrovano nella lavorazione del cuoio, nella lavorazione industriale, per esempio, di alcuni colorifici, e sono delle sostanze che sono molto volatili, che noi respiriamo e che poi rischiano di andare all'interno delle nostre vie urinarie e causare l'insorgenza di tumori. Ad oggi, rispettando quelle che sono le indicazioni date dal datore di lavoro, dalla medicina del lavoro, e non inalando direttamente queste sostanze, sicuramente possiamo fare una prevenzione importante anche nei lavoratori esposti per l'insorgenza di questo tumore. D'altra parte c'è una minima componente anche genetica, nel senso che si è visto che naturalmente avere una familiarità per tumore alla vescica può aumentare lievemente il rischio di essere anche nelle altre generazioni portatori di variazioni genetiche che poi causano di per sé il tumore alla vescica. Da quante tipologie di tumore alla vescica esistono? Allora, esistono in base diciamo, alla classificazione anatomopatologica diversi tumori alla vescica, ma il più frequente è quello che si viene generato dalle cellule urotiliali, che sono le cellule che rivestono tutte le nostre vie escrettrici, quindi a partire dai bacinetti renali fino a livello vescicale, e sono delle cellule particolari perché sono fatte in modo tale che devono avere una capacità di distensione, perché la vescica sappiamo che quando è vuota le cellule sono più diciamo contratte, mentre quando la vescica si dilata le cellule si distendono e quindi hanno una capacità particolare. Nel 90% dei casi diciamo che il tumore origina proprio da queste cellule. È difficile distinguere fra tumori benigni o maligni quando originano dalle cellule urotiliari, nel senso che abbiamo dei tumori che chiamiamo a basso potenziale di malignità perché hanno delle alterazioni cellulari tali per i quali la probabilità che vadano a replicarsi e quindi a dare un tumore ad alto grado sono molto basse. Però esistono, seppur molto molto rari, anche delle forme totalmente benigne di tumore che si sviluppa all'interno della vescica. La diagnosi, dottor Pavan, come avviene?
Noi abbiamo bisogno, è il primo insegnamento che diamo anche all'interno dell'università, insomma, agli studenti di medicina, ai futuri medici, è quello che una volta che si presenta la maturia è indispensabile fare degli accertamenti. Gli accertamenti principalmente sono tre. Uno è una ecografia, comunque un imaging dell'addome che va a studiare in particolare le vie urinarie, quindi a partire dal rene fino a livello vescicale. Il secondo è un esame particolare che viene chiamato citologia urinaria, perché è un esame che va a cercare all'interno delle urine che produciamo delle cellule che possono essere cellule atipiche o con la presenza di neoplasia. E il terzo, che invece è quello un pochino più dirimente, viene chiamato cistoscopia flessibile ed è un esame che viene fatto ambulatorialmente da noi urologi con un cistoscopio che è una piccola sonda molto sottile, più sottile di un catetere, che viene introdotta all'interno dell'uretra e va direttamente in vescica a vedere qual è la causa del sanguinamento, quindi a vedere se c'è la presenza di un tumore oppure se il sanguinamento, come avviene tante volte, magari è dato semplicemente da una causa benigna, come può essere un ingrossamento della prostata nell'uomo, o magari vesciche, cistiti ricorrenti nella donna. E quindi questo ci permette di essere praticamente certi di qual è poi la causa di un sanguinamento vescicale. Quanto è diffuso il tumore alla vescica? Ed è una patologia soprattutto maschile, femminile? A che età dovremmo iniziare appunto, ad attenzionare la patologia? Ad oggi in Italia è il quinto tumore per incidenza, quindi è un tumore abbastanza diffuso e è un tumore che ha contato per esempio nel 2020 una incidenza di nuovi casi di 25.000 casi, però c'è da contare che di questi 20.000 erano soggetti maschile, quindi è sicuramente più frequente nell'uomo, mentre 5.000 erano i soggetti femminili. È quindi una patologia a prevalenza maschile, bisogna stare attenti soprattutto perché si presenta soprattutto diciamo nella seconda e terza decade, nella seconda parte di vita, quindi sopra i 50 anni, e quindi qualora si presentassero dei sintomi urinari e sicuramente l'ematuria, è bene fare un'indagine per andare a escludere proprio questo tipo di tumore. La terapia, dottor Pavan, in cosa consiste? La terapia, una volta che il tumore viene preso per tempo, fortunatamente può essere una terapia che fa guarire assolutamente i pazienti, quindi ad oggi abbiamo delle armi assolutamente efficaci. Come prima cosa noi dobbiamo fare una resezione di questo che sono di quello che è il tumore vescicale. Tenete conto che il tumore ha una crescita che noi chiamiamo polipoide, nel senso che aggetta all'interno del lume vescicale e quindi noi con una ansa elettrificata andiamo a fare una resezione, cioè andiamo a tagliare a livello della base questo piccolo polipo che poi viene inviato all'esame istologico per darci una diagnosi definitiva. Fortunatamente al primo riscontro la maggior parte dei tumori sono tumori che stanno a livello superficiale della vescica, perché per noi il cutoff è quando invece il tumore tende ad infiltrare la parete vescicale e soprattutto quando infiltra lo stadio muscolare, allora lì si parla lo strato muscolare, allora lì si parla di uno stadio un pochino più avanzato che richiede delle terapie un pochino più invasive. Mentre nel caso in cui venga fatta una resezione, e la resezione molto spesso è curativa perché impedisce al tumore appunto di ritornare, soprattutto se è superficiale, e a questa ad oggi possiamo aggiungere delle terapie che vengono fatte a livello locale, cioè a livello endovescicale, come delle terapie con mitomicina o BCG, che sono dei farmaci che vengono iniettati a livello vescicale dopo aver fatto la resezione e che permettono di ridurre quella che è l'incidenza di recidive di questa malattia. Quindi diciamo che se presa per tempo, se trattata subito e se vengono seguiti i consigli dell'urologo, è una malattia che ad oggi è assolutamente curabile e trattabile.
Anche indicare una percentuale di casi che rappresentano la guaribilità definitiva senza recidive, oppure abbiamo dati? Allora, diciamo che purtroppo di per sé il tumore vescicale ha un'alta probabilità di recidiva e dipende soprattutto da quello che è il grading iniziale, nel senso che se lo stadio è superficiale e c'è un basso grading, cioè una bassa probabilità di ricrescita di questo tumore, generalmente abbiamo una buona risposta e più del 50% dei pazienti hanno una bassa tendenza ad avere recidive. Se invece il grading è alto, c'è un'alta tendenza purtroppo alle recidive, ma con queste instillazioni endovescicali di questi farmaci la tendenza alla recidiva si abbassa sensibilmente. Però noi teniamo sempre sotto controllo il paziente, nel senso che una volta che viene fatta la prima diagnosi di tumore vescicale, impostiamo quelli che sono dei controlli serrati e che dipendono in base alla stadiazione del tumore, che sono quindi delle cistoscopie ricorrenti che possono essere a 3 mesi o a 6 mesi, o coordinate con le instillazioni endovescicali di questi farmaci, che ci permettono, nel caso in cui ci sia una recidiva, di trovarla ad una dimensione molto più piccola e soprattutto di trattarla subito, evitando il rischio che questa recidiva si possa approfondire. Senta, dottor Pavan, ecco, ci sono state novità terapeutiche un po' in tutti i campi. Per quanto riguarda il tumore alla vescica, la novità terapeutica qual è? Le novità terapeutiche ad oggi sono molte, sono novità terapeutiche che noi distinguiamo sia dal punto di vista chirurgico che dal punto di vista poi prettamente oncologico e chemioterapico. Ad oggi dal punto di vista chirurgico abbiamo delle tecniche di resezione che ci permettono di essere sempre più radicali e soprattutto di asportare in maniera unica, cioè in un unico blocco, quello che è il tumore vescicale. Questo ci permette di essere sicuramente più incisivi, ma anche allo stesso tempo di impedire a queste cellule tumorali magari di andare ad attaccarsi su altre parti della vescica e quindi di dare un aumento delle recidive. Questo per quanto riguarda la chirurgia, mentre per quanto riguarda la parte chemioterapica, ad oggi abbiamo diverse nuove possibilità, abbiamo dei nuovi farmaci che possono essere utilizzati in seconda e in terza linea, abbiamo un'immunoterapia perché si è visto come anche il tumore vescicale risponde a quello che è una sollecitazione farmacologica che va ad agire su determinati recettori e allo stesso tempo ad oggi abbiamo dei buoni risultati anche della radioterapia. In passato sembrava che la radioterapia non potesse trovare spazio in questi tumori, invece oggi abbiamo visto che dopo la resezione chirurgica in combinazione con la chemioterapia, la radioterapia ci permetta di avere dei buoni risultati e magari di poter salvare la vescica, lasciare in sede la vescica ed evitare un intervento radicale, dando appunto dei buoni risultati nel tempo. Parliamo di prevenzione, come fare a prevenire il tumore alla vescica? Prevenzione ad oggi si è visto come sicuramente, appunto, come anticipavo prima, smettere o mai iniziare, se possibile, con il fumo è sicuramente quello il fattore determinante nell'insorgenza di tumore alla vescica, come sappiamo esserlo anche nell'insorgenza di altri tumori. Allo stesso tempo uno stile di vita sana, cioè una corretta alimentazione, un'attività motoria quotidiana, anche una blanda attività motoria, ma comunque un esercizio fisico quotidiano, aiutano sicuramente nella prevenzione di questo tumore e anche il corretto introito idrico. Molto spesso noi ci troviamo di fronte a tante persone che bevono poco, che magari sono prese da ritmi lavorativi
pressanti o magari non hanno a disposizione dell'acqua durante la giornata per bere, e quindi anche la produzione di urina è importante, quindi una corretta idratazione, un consumo di acqua che va da 1,5 litri a 2 litri al giorno è sicuramente importante, per mantenere una corretta funzionalità a livello delle vie escretrici e quindi anche per ridurre la possibilità poi di avere problemi a livello urologico, insomma. Senta, dottor Pavan, c'è qualche esame che possiamo consigliare da poter fare, magari a partire da una certa età, proprio per, prevenire, i problemi urologici? Ma il problema ad oggi è che non abbiamo, come altri tumori, dei metodi di screening che sono validi. Sicuramente quando facciamo degli esami di check-up è importante andare a fare anche degli esami urine, che molto spesso sono dimenticati, ma un semplice esame urine ci può dare molte informazioni, perché se all'interno del sedimento sono presenti molte cellule, se all'interno dell'esame urine sono presenti degli eritrociti, è presente emoglobina, anche questi sono dei sintomi cioè dei segni più che dei sintomi che non vanno sottovalutati, e quindi molto spesso un esame urine che mette in evidenza la presenza di globuli rossi o di emoglobina va poi ad essere il primo campanellino d'allarme che ci invia dall'urologo, anche se magari a noi il colore della pipì sembra ancora chiaro. Ecco, quindi questo è fondamentale per una buona prevenzione. Grazie, dottor Nicola Pavan, per essere stato qui con noi oggi, nostro ospite. Salutiamo, il dirigente medico della clinica urologica del Policlinico Giaccone di Palermo. Grazie ancora per, la nostra, intervista. Grazie a voi per questa opportunità.